very first line of the very first recit in Don Giovanni, and we already have a perfect pattern. Liporello vi sei, double L, and then the double S, I-U-E, symmetrical, I-U-E, Liporello vi sei, genius, Liporello vi sei, Liporello vi sei, son qui per mia disgrazia, and ove sei, the double S of dove sei, goes just as the two L's of Leporello ve sei match, ove sei, the double S anticipates the mia disgrazia. Son qui per mia disgrazia. Leporello ve sei, son qui per mia disgrazia. Perfection, like first line of the first recit, perfection. This recit is perfection. And see how the symmetry keeps going. Ove sei, son qui per mia disgrazia, e voi, son qui. Ove sei, son qui, e voi, son qui. It's perfect. And even dramaturgically. Son qui per mia disgrazia, e voi, son qui. Ove sei, e vo. Ove, e vo. Ove, e vo. You start seeing patterns that will just mesmerize you. E voi son qui. Chi è morto, voi o il vecchio? It's a pattern. It's an abstract pattern and it's perfect the way it is. It's so wonderful. E the V expands in e voi and then chi è morto, voi o il ve? Ove se e vo o il ve keeps developing. Che domanda da bestia il vecchio? This che domanda da bestia il vecchio is really peculiar because it starts a challenge. The challenge begins between the two of them. Che domanda da bestia is not what a stupid question. It's not just a stupid question. It's an insolent question. How dare you? Che domanda da bestia? Are you looking for trouble? Che domanda da bestia? Il vecchio, of course, do you want to die as well? Suo danno madonnanna, l'ha voluto suo danno madonnanna, danno donnanna, l'ha voluto suo danno madonnanna, cosa ha voluto? They speak in symmetries, you know, their contrast becomes a pattern, a symmetric patterns of symmetries. Ove sei per mia disgrazia bestia sforzar ammazzar. The S is developed like this, the V is developed like this, and the consonant go in symmetric patterns. L'ha voluto suo danno madonnanna, cosa ha voluto? There's also a lot of irony in the rhythm. Due imprese leggiadre, un sforzar la figlia ed ammazzare il padre. If you match it with the intonation, sforzar la figlia ed ammazzare il padre, you are a genius. Congratulations, ok? Non mi seccar, vien meco qualche cosa. Taci, non mi seccar, vien meco. Se non vuoi qualche cosa, ancora tu. Taci, non mi seccar, vien meco. Se non vuoi qualche cosa, ancora tu. Taci, non mi seccar. Vemmaka, se non vuoi qualche cosa che tu, non mi secca qualche cosa, non mi secca qualche cosa, taci, non mi seccar, viemmeco, se non vuoi qualche cosa ancora tu, dimmelo. Taci, non mi seccar, viemmeco, se non vuoi qualche cosa ancora tu. Bravissimo. Non vuol nulla, signor, non parlo più. Non vuol nulla, signor, non parlo più. Syntactic germination, mandatory doublings, the one that they're not spelled, depend entirely on if the consonant that you must double follows a certain type of word or situation or not. Like if it follows a monosyllable, after most monosyllables we double. If it follows a comma or punctuation, or a musical rest, we double. If it follows a certain type of word like come, ogni, dove, qualche, we double. So it depends, and I listed the cases in Cantare Italiano. It depends that initial consonant, if it's doubled or not, it depends what word it's following and in what circumstance. If after a comma, if after an exclamation point, punctuation in general, musical rests. So it's confusing because there is a list of cases and you just need to go through them a number of times. Damn right.